ci arriva che le cose vanno fatte in un ordine. Eccoci con delle fragole nel water. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, trucchini e trucchine, bentornati in questo nuovo video reaction. Sto racimolando tonnellate di video a cui reagire. Continuate a segnalarmeli su Instagram, perché lì vi faccio delle storie che vi mettete a ridere da quando le passate a quando vi andate a coricare. Quindi seguitemi, stiamo crescendo. Io veramente cerco di rispondere a più persone possibili e anche su TikTok. Ma vi ricordo anche, perché ragazzi, cioè, ultimamente ho riscoperto Facebook, hanno messo i reel su Facebook, cioè ormai tutti i social sono uno uguale all'altro. Per chi avesse Facebook, seguitemi sulla mia pagina Facebook, che in realtà è tipo la prima che è nata, quindi andate pure lì, seguitemi ovunque. Per chi non mi conoscesse, io sono Gaia, questo è Senza Trucco, il mio canale, che vuol dire senza trucco, senza inganno, senza segreti, perché vi spiego sempre come stanno le cose, vi dico sempre cosa c'è anche dentro le cose. Non so se vi ricordate che io facevo cosmetici in casa, facevo le recensioni, e se volete supportarmi a tal proposito vi ricordo le mie tinte labbra biologiche Senza Trucco Cosmetics. Io oggi sto indossando la numero 3 Coral Reef, senza matita labbra, senza niente, sono belle, biologiche, pastose, ricche di pigmento, fatte sulla base della mia ricetta originale che vi feci tanti e tanti anni fa. Scusate, si è suicidata Soft Nude. Dove le trovate? Su Amazon, con spedizione gratuita in 5 colorazioni. Quando mi danno consigli per il bagno, io sono seriamente preoccupata, perché ormai credo di non sapere più come si faccia a respirare senza fare un cut. Temo di sbagliare ogni mia singola mossa, e oggi ci comunicano che ci sono, dopo 10 anni della uscita di questo canale, altri Genius Bathroom Hacks che tutti quanti dovrebbero conoscere, perché evidentemente sbagliamo. Questa ragazza infatti non riesce a è nei guai, si mette a fare pure yoga. Ma vediamo quale potrebbe essere la soluzione. Ah, il vecchio trucco. Siamo passati dal mettere semplicemente i piedi su uno sgabello per raggiungere il famosissimo angolo di 45 gradi invece dei 90, non vi spiego il perché, a fare una sorta di movimento che io solo a pensarci mi viene uno strappo muscolare. Ho bisogno di una Voltaren. Ma che, chi lo farebbe mai? Cioè, io non oso nemmeno immaginare quali potrebbero essere le conseguenze di questo movimento nel caso in cui davvero arrivassimo al risultato sperato. Siamo sicuri di farla dentro? Per me, fatemi sapere se anche per voi è così, di fare entrare il cibo o qualsiasi cosa della cucina in bagno. Io non, cioè, come si fa a mangiare mentre si è una cosa schifosa, fa venire da vomitare, perché cioè comunque il bagno, anche il più pulito del mondo, è normale che presenti delle tracce di quel tipo di microbo, di quel tipo di batterio, che fa veramente schifo, oltre ad essere una cosa proprio antigienica, cioè non si deve mangiare in bagno, ma a maggior ragione nell'atto di... Io ve lo giuro, ancora siamo lontani dall'ora di pranzo, anche se questo video in realtà voi lo vedrete dopo pranzo, ma sto per sentirmi male. Che schifo! Quindi questo sarebbe geniale, patatine e film mentre fai la popò. Ok, il bambino fatto. Mmm, che puzza, lava. E loro puliscono con un ettolitro di schiuma da barba. Ora, mamme di tutto il mondo, voi che mi seguite, mi sembra la cosa più ovvia. Cioè, voi immaginate, con tutto il casino che c'è a casa, dovere perdere tempo e denaro a consumare un'intera bomboletta di schiuma da barba e andare a perdere tempo per rimuoverla tutta. Cioè, mi sembra ovvio. Io posso capire che ci siano delle alternative allo sturavater quando non si dispone di uno sturavater. Ma ora dirmi che lo sturavater non funziona, che nasce appositamente per quello? No, non ci siamo, non ci siamo. E qua c'è il vecchio trucco della pellicola e dell'ambulanza, che ovviamente più le cose si fanno gravi con 5 minute cut, più tenta di passare. 5 minutes later. Se la saponetta scivola, usa un porta saponetta per l'ennesima volta.
Va bene, dai, almeno questo non ha senso, non è pericoloso, non è uno spreco e potete anche fare questa cosa antiestetica, non so come persona non si possa permettere un portasaponetta. Altra alternativa alla pellicola è un palloncino. E dicono che funzioni, ma... Dove vivete? Quale bagno ha i conigli di peli accanto alla tazza? Stop it! Get some help. Significa non passare l'aspirapolvere nemmeno una volta a settimana, che già è impensabile. E quindi un porta... Non mi dire. L'alternativa a tenere i rotoli di carta igienica per terra, perché evidentemente io pensavo fossero caduti, non erano caduti, è utilizzare un portarotolo. Ora, standing ovation per questa idea geniale. Geniale. Resta il fatto che dovrebbero pulire il pavimento, così, tanto per dire qualcosa. Scena proprio da film, cosa sta succedendo? Oh, va bene, mi sembrava la scena... Che cosa? Ok. Ma chi lascia l'iPhone a terra? Brufoli, capelli grassi, ok, problemi che abbiamo in tanti. Quindi... Pensavo fosse un hack per risolvere il problema dei brufoli e della pelle grassa e della porpora, invece è come lavarsi la testa senza togliere il trucco sotto la doccia. Toccata in quelle condizioni con quei capelli sapendo che dovevi uscire e avevi il tempo per fare lo shampoo, ma prima fatti lo shampoo e poi truccati. Io davvero non capisco, questa cosa ha un senso per i bambini, per non far andare lo shampoo negli occhi, per così non gli bruciano, ma persone di 35 anni non ci arriva che le cose vanno fatte in un ordine. Voi dovete fare pace col cervello. C'è la tavoloccia che... Chi ha fatto una cosa del genere? Quindi io metto un sacchetto di plastica e mi siedo ugualmente. Se c'è una cosa che tutte le donne sanno è che non ci si siede nei bagni pubblici. Siamo campionesse mondiali di equilibrismo su scarpe di qualsiasi genere, in qualsiasi condizione di salute, potete andare in bagno. Nessuna donna avrebbe usufruito di quel bagno. Ma eccoci con delle fragole nel water. Siamo passati dalle ciliegie nelle mutande alle fragole nel water con acqua blu. Hanno un bellissimo modo di rappresentare le cose, ma lo preferisco rispetto allo schifo che fanno vedere certe volte. E quindi, com'è che l'ha sturato? Non ho capito, ero troppo distratta dalle fragole. Gelatina e cleaning powder, ma è un liquido. Quindi facciamo il vicinetto. La bici lo sanno dire queste cose quando vedo mi viene un'allergia. Seriamente c'è una persona che ha bisogno di segnarsi come miscelare l'acqua. Tutti lo sanno che a metà è tiepido. Dopo una spa in bagno lui avrà lasciato l'ira di Dio. Lei che cosa trova? Praticamente si è fatto l'infuso con le fette d'arancia. Ecco come rimuoverle in maniera veloce. Se doveste mai fare una cosa del genere, questo sì, io non l'ho mai fatto. Lei si sta facendo la doccia truccata in bagno ma senza bagnarsi i capelli col costume, non capisco. Il filo da stendere in casa. Ottima idea sicuramente, ma chi è che usa la lavatrice per lavare un paio di mutande e un paio di calzini? Non li lavi in lavatrice, li lavi a mano, sono due cose! È difficoltoso pulire la schiena, è vero, io lo faccio un po' con la caldo dentro la doccia. E praticamente che cosa dovrei farci io? Tipo l'orso yogi, tipo gli orsi, ci andiamo a stropinare così. Oddio, è caduto l'anello! No! Sì, questa sarebbe la reazione minima di qualsiasi persona. Magnete. Sapete che l'oro non viene attratto da un magnete, quindi l'anello resterà lì. Crema depilatoria, ok? Per... Sarebbe il Mister Muscolo? Io non lo so, sinceramente. Non mi convince, tra l'altro dubito che l'acqua possa diventare trasparente. Anche lei sta avendo difficoltà a lavare la schiena, vediamola cosa fai. Quindi
saponetta dentro la spugna. Questo sì che può essere decisamente meglio, molto meglio di strofinarsi come gli orsi nel bosco. Ok, mettiamo al microscopio il nostro spazzolino per scoprire che è pieno di microbi. E se non è lo spazzolino, figuratevi sopra la tazza del water dove non dovreste mangiare, che schifo. Vasellina! Perché? Perché la vasellina pure in bagno? Qual era il bisogno? E si attacca meglio? Scusate, io ho sempre visto che appena c'era un po' di unto sulla ventosa non si attaccava più. Mi spiegate come invece la vasellina favorisce l'aderenza? Spiegatemelo, perché forse sono io davvero che non lo so, non sto scherzando, mi sembra assurdo. Perché non? Perché dove? Cosa stiamo facendo? Una manina? Perché? Cioè, chi a casa vostra ha mai avuto il problema di alzare la tavolozza? Alzi la mano, commenti adesso. A cosa serve? Sto bagno ha mille problemi comunque. Oh, guarda caso, stava proprio lì. Questa ci mette di tutto sul water. Il colluttorio, ma proprio orale, te lo metti in bocca, quanto può essere pulente? Io non capisco, è uno spreco, non serve a nulla, non fa nulla, è alcol, è mentol, cosa deve fare? Fammi indovinare, erano sul water, erano sul water per appenderli. Io l'avrei anche poggiato un cestino e fatto per quello. Carino! Carino, come fare la carta igienica col fiocco? Questo è carino se avete ospiti, dai. Questo è mo, perché non fate queste cose? Questo dovete fare, questo. Igienica? No. Ma che cos'è? Perché me lo mettete alla fine? Ah, l'ho capito, loro stanno risparmiando perché da un rotolo ne ricavano due dividendo a metà i veli della carta igienica. Cioè, quando già ha soltanto due veli non serve a niente la carta igienica. Se a maggior ragione fai due rotoli da un velo, che cosa? Ti si sbriciola in mano. Non fatelo mai, è una cosa stupida, cioè piuttosto usatene di meno. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un bacio grande e ci vediamo alla prossima. Ciao!